comincia il quarto di finale tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Occhio a Viktoria, cross totalmente sbagliato, di testa mette fuori Heida e poi un brutto intervento su Martinez quarta. Nico Gonzalez, prima ancora per il brasiliano, entra nel vivo del gioco Dudò, trattenuto. Finta su Arthur e poi Nico Gonzalez, sempre rapidissimo di gambe di pensiero. Giallo. Parte in posizione regolare il Viktoria Plzen e poi c'è la chiusura di Arthur. Attenzione a Schulz che scarica il compagno di reparto. Viktoria Plzen attendista. Martinez guarda, cerca lo spazio per andare a calciare, ci riesce anche molto bene. Velo per Mandragora che può andare a calciare subito dentro sul secondo palo. Belotti di testa. Tutti dentro, sale anche Milenkovic. Si è piazzato il Viktoria. Biraghi gioca sul primo, pallone spizzato da Nico Gonzalez. Milenkovic e finisce, arriva il fischio del direttore di gara. Vediamo se il secondo tempo ci porta un po' più di emozioni. Nico Gonzalez, profondo ancora per Beltran, vai Vichingo a calciare sul primo palo. È abbastanza fortunato perché in realtà con la mano Biraghi. C'è campo per Biro, alza la testa, pallone dentro per Sottil che prova ad andare a calciare. Fare questo match in silenzio è veramente tosto, veramente, cioè è soffrire, già si soffre per la partita, si soffre per la viola, in silenzio così ancora soffre peggio. Ancora di più. Però è bello, dai, una sfida. È una bella esperienza. Grazie Program per questa esperienza, però. Si soffre troppo. Grazie Program. Grazie. Io voglio vincere questa partita. La voglio portare in fondo. Andiamo. Forza Viola. Che come sentite anche dallo speaker, butta in campo un po' di forze fresche. Prova ad avventarsi sulla sfera. È molto rapido il numero 6 del Viktoria che concede però la sfera alla Fiorentina. Rimessa lunga del numero 14. Pallone brutto di testa Nico Gonzalez e poi Horry con il destro. Ultima azione del match, parte Biro con il sinistro teso dentro, salta Milenkovic, salta anche Martinez quarta. Il direttore di gara fischia alla fine, finisce 0-0 alla Dusan Arena.